Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Stasera sono qui perché devo fare una recensione che mi ha chiesto Kira ed è recensione sul manga Shugo Chara della Star Comics. Innanzitutto perdonate i capelli orrendi, ma mi sono appena fatta la doccia e mi sono di mezzi elettrici, quindi sono un po' strani, non mi andava di fare la piastra, quindi non ci fate caso, voi non ci badate. Allora Kira, Shugo Chara è uscito in Italia con il nome Shugo Chara, la magia dell'amore. Le autrici sono due donne e vengono chiamate Peach Pit. Allora, di cosa parla Shugo Chara? Innanzitutto parla di questa ragazza che si chiama Amu. Scusate se qualche nome non lo ricordo bene, perché comunque con i nomi sto un po' riunita. Si chiama Amu Inamori. Dovrebbe avere più o meno 10 anni perché ho fatto un calcolo da sola, lei dovrebbe stare mi pare in seconda elementare, più o meno seconda elementare, una cosa del genere. Dovrebbe avere 10-11 anni perché in Giappone è diverso da noi, quindi penso che l'età sia quella. E praticamente questa ragazza appare a tutti quanti come una gran figa, tra virgolette, una tipa tosta, diciamo, perché è sempre un po', no, scontrosa, nel senso dà un po' risposte ciniche, un po' così. In realtà invece questa ragazza è molto timida, però proprio per timidezza reagisce in questo modo con le persone. Ha una sorellina molto carina di 3 anni, si chiama Ami, questa qui è proprio carina veramente. Diciamo che all'inizio non è che cambia chissà che, solamente che a un certo punto è a casa e sente una sensitiva che parla di demoni, sì, demoni guardiani, buonanotte. Di spiriti guardiani che ci sono vicini e ci aiutano. Lei non crede a queste cose, però, dato che vuole cambiare, vuole diventare una persona diversa, infatti vorrebbe vestire anche in modo differente invece che da Gothic Lolita, come dice lei, praticamente esprime, diciamo, una specie di desiderio che vuole cambiare. E la mattina dopo si ritrova dentro il letto 3 uova. Non sa che cosa sono, non lo sapevano neanche noi all'inizio, e le porta dietro, se le porta dietro. Praticamente va a scuola e in questa scuola ci sono dei guardiani, cioè dei ragazzi che vengono scelti per essere guardiani della privacy degli studenti, insomma una cosa del genere. Lei praticamente è innamorata di questo qui, che chiamano tutti il principe, questo mi ricorda mo molto The Gentleman Alliance Class, devo dire la verità, e lei risponde sempre male, diciamo tra virgolette. Le cose che vanno avanti è che lei a un certo punto le uova si schiudono e lei cambia personalità quando succede. Infatti a un certo punto si dichiara lui davanti a tutti. Diciamo che una volta schiuse queste uova, ve lo dico così, ogni uovo ha una piccola, diciamo, una cibi lei. E praticamente ognuna di loro ha una personalità che lei vorrebbe avere. Infatti, la prima che esce è una personalità sportiva. Infatti, lei vorrebbe essere anche brava negli sport. E questa qui, questa, non mi ricordo i nomi, scusatemi veramente. Ran, mi sembra. La vuole aiutare, insomma, ad andare bene a scuola in questo senso. Poi facciamo la conoscenza di Ikuto, sarebbe questo ragazzo, questo qui. E praticamente vuole rubarle queste uova prima ancora che si schiudino perché cerca l'embrione. Naturalmente ancora non vi dico neanche che cos'è questo embrione, non vi svelo questo. E alla fine comunque lei viene ammessa tra i guardiani della scuola insieme a questi ragazzi perché anche loro hanno uno Shugo Chara, che sarebbe questi cibi se stessi. Praticamente zitto telefono. Praticamente la cosa, diciamo, lei è speciale. Perché di solito i bambini hanno uno Shugo Chara, mentre invece lei ne possiede tre. E diciamo che la devono far venire, fa la fanno andare, la fanno entrare nel loro gruppo, tra virgolette, proprio per questo, perché lei è, secondo una leggenda, bisogna dare un lucchetto a chi possiederà tre Shugo Chara, e lei entra qui. E devono cercare anche questo embrione, perché non ve lo svelo. Allora, poi non vi dico nient'altro, vi ho detto solo i primi capitoli, non i primi capitoli, il primo capitolo, massimo il secondo. Allora, io dico che è molto carino, i disegni sono belli. Poi una particolarità è che un'autrice ha disegnato le donne, vabbè, le ragazze e gli Shugo Chara, mentre l'altra autrice disegnava i maschi.
È carino, infatti si nota, se ci fate caso, si nota un po' la differenza di stile, è carino. I disegni sono molto carini, molto belli, devo dire che è stata una lettura molto piacevole. Pensavo di no, a un certo punto infatti ho detto, oddio, mi sa che ho fatto una cavolata a comprarlo, proprio quando l'ho comprato senza leggerlo. Ho detto, oddio, forse ho fatto una cavolata, insomma. Invece no, devo dire che è bello, anche se... Diciamo io ho 24 anni, quindi vado un po' più solo Josei. Io devo dire che apprezzo anche queste opere. Comunque Shugociara mi è piaciuto tantissimo e credo proprio che continuerò a comprare gli altri numeri, dovrebbero essere in tutto 12 numeri Shugociara. E una cosa bella è che è mensile, non è bimestrale, meno male che l'ha presa la Star Comics e non la Planet Manga, perché se era stata la Planet Manga sicuro al 100% l'avrebbe fatto bimestrale, l'avrebbe finito nel 2013. Invece è mensile e lo consiglio, costa 4,20 € Star Comics, quindi è una bella edizione, mi piace molto la costina, devo dire la verità. Poi adesso che scrivono tutti, scrivono queste cose shoujo, come anche la Planet Manga lo fa, scrive Planet Shoujo, invece anche la Star Comics scrive shoujo, è carino. Ripeto Kira, io te lo consiglio, infatti spero, penso anche che l'avrai già comprato, non lo so. Però io faccio una recensione, diciamo, positiva su questo manga. E è carino anche per noi che abbiamo, insomma, siamo un po' più avanti, tra virgolette, con l'età, che abbiamo 24 anni, più 25. Per me è un buon acquisto, è carino, è rilassante, è simpatico e i disegni sono molto molto belli. Quindi detto questo, adesso vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo manga. Io l'anime non l'ho visto perché stavo scaricando, ma si può dire su YouTube? Boh, vabbè. Stavo scaricando la sub Ita comunque. E l'hanno interrotta comunque, come sapete, alla 12ª puntata perché l'hanno preso i diritti in Italia. E non ho visto neanche la serie italiana che mi hanno detto che è abbastanza fedele, tranne per la trasformazione che c'è un cuore clandestino, mi hanno detto una cosa del genere. E quindi per me è una novità proprio in tutto, so più o meno la storia, cioè più o meno sapevo insomma quello che era, però devo dire che è stato un buon acquisto, sono contenta di averlo comprato, non mi sono pentita. Detto questo, Kira, vi dico cosa vuoi fare e voi ragazzi, anzi ragazze più che altro, ditemi voi invece cosa ne pensate di Shugo Chara, ci vediamo alla prossima.